Per Rete Zero con il professor Cristian Del Pinto per parlare di sisma, di eziologia e in qualche modo di prevenzione, quella vera, non quella fittizia che ci viene propinata in varie salse, e soprattutto per cancellare una serie di mistificatori che ci vengono a raccontare delle favole improbabili. Beh, allora, il terremoto è uno dei più subdoli fenomeni, diciamo, naturali, perché non avvisa, quando arriva non avvisa, però possiamo sicuramente fare prevenzione, nel senso che la storia ci insegna quali possono essere le zone all'interno di un territorio che sono sismiche, perché una zona in cui un terremoto già c'è stato, sicuramente prima o poi, domani o tra mille anni, il terremoto non continuerà ad esserci. Quindi sarebbe da folli non adoperarci su questo territorio per fare quella che è l'unica arma nei confronti del terremoto, ovvero la prevenzione. Prevenzione e soprattutto studio attento. Abbiamo notato dalla sua relazione un'attenzione estrema a una scientificità di dati che dia la possibilità di letture effettive ed efficaci al di là dei limiti effettivi della prevedibilità del sisma. Dunque, il sisma, come dicevo, non può essere previsto, però si può fare prevenzione nel momento in cui c'è una sinergia, c'è una collaborazione tra addetti ai lavori e persone che amministrano un certo territorio. Io dico sempre che l'addetto ai lavori, il geofisico, il geologo, il sismologo, riesce a fare da solo ben poco, nel senso che può scrivere articoli, può fare conferenze, può fare anche carriera nell'università o in enti di ricerca, però effettivamente alla popolazione non arriva nulla se non c'è la mediazione di chi un dato territorio lo amministra. Purtroppo spesso il terremoto viene visto come qualcosa molto lontano, sia nello spazio che nel tempo, e quindi molti dei nostri amministratori, praticamente tutti, in qualche modo sono più interessati, per motivi puramente politici, ad affrontare altri tipi di problematiche che vedono come più immediato. Però io ciò che voglio far capire è che, a differenza delle altre calamità naturali che possono avvenire, il terremoto non rispetta una fase verde di tranquillità, una fase gialla di preallarme e una fase rossa in cui si manifesta. La possibilità di avere un terremoto è sempre presente, quindi è come se il terremoto si mantenesse su un livello di allerta sempre sul rosso. E quindi abbiamo il dovere come singoli cittadini di adoperarci, ognuno per la nostra possibilità, affinché una seria cultura della prevenzione venga in qualche modo diffusa. Viviamo nella sindrome dell'illusione che, ahimè, colpisce tanti centri che si sentono in qualche modo intoccabili dal terremoto. È successo all'Aquila, sono passati un po' di anni, Amatrice si è lasciata sorprendere, Rieti speriamo di no. Beh, questo dipende dalla sensibilità di chi vi amministra, però io ho visto che già questa sera qui eravamo un nutrito numero di persone. Se ognuno di noi presenti qui questa sera riuscisse, rubo la frase all'ingegnere Martini e al suo intervento, riuscisse in qualche modo a comunicare ciò che è stato detto per risvegliare un po' la necessità di adoperare una cultura della prevenzione nel piccolo, nella famiglia, tra i colleghi di lavoro, nella classe, in una scuola, piano piano questa consapevolezza si allargherebbe a macchia d'olio, e quindi piano piano andrebbe anche a toccare le persone che magari amministrano il territorio, se magari anche questa sera qui potevano non essere presenti. Io penso che ogni volta che si parla seriamente di prevenzione, un minimo contributo si riesce a dare. Voglio essere positivo e voglio credere questa cosa. E chiudiamo con scuole sicure, perché qui c'è stata una bella battaglia a Rieti. Fare simulazioni di casi di emergenza, fare esercitazioni, fare delle belle piantine, dei piani di evacuazione in cui sicuramente possono essere date delle informazioni utili in caso di emergenza, sicuramente serve, però serve soprattutto stare in scuole che sono in grado di resistere ad un evento sismico. Forse investire su scuole nuove e forse
sicuramente antisismiche, può essere la strada giusta. Beh, diciamo che la tipologia di costruzione delle scuole dovrebbe tenere conto, ma così come di qualsiasi altro edificio, dovrebbe tenere conto dell'effettivo rischio della sismicità che caratterizza una determinata zona. Grazie di cuore, professore. Grazie a lei. Un secondo. Perfetto. Allora, eccoci.